Nell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco c'è un invito a camminare nella speranza. Si trova questo invito alla fine del primo capitolo, nel quale il pontefice ha descritto i mali del mondo attuale, la sua mancanza di identità anche a causa della perdita del senso della storia, come sono sue parole, nella quale nella storia si trovano le radici dei popoli. E anche a causa di un nazionalismo aggressivo ed egoista che si oppone a un globalismo che ci rende più vicini, ma non ci rende fratelli, come scriveva Benedetto XVI nella Caritas in Veritate. Ma che cos'è la speranza? La speranza è una virtù fondamentale, insieme alla fede e alla carità, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ma non solo. Un grande filosofo tedesco, Joseph Pieper, scrive di speranza e di speranze nel suo capolavoro che si intitola Speranza e Storia. Le speranze non sono così fondamentali come quella che ci parla di vita eterna, cioè la virtù della speranza. Però anche le speranze sono importanti per i popoli, i quali non vanno in paradiso o all'inferno, ma il paradiso o l'inferno ce l'hanno nella storia. E quindi nella storia devono trovare il modo di sopravvivere alla disperazione sociale e politica. Quest'ultima, la disperazione, infatti, sembra la cifra dei nostri giorni, segnati dalla pandemia del coronavirus, certamente, ma di più, segnati da un senso di impotenza a risolvere qualsiasi altro problema che si affacci nella storia. C'è una depressione diffusa che è diventata una malattia sociale nel nostro tempo. Non si tratta di sottovalutare la pandemia, e personalmente non apprezzo i negazionisti, che sembrano non volere vedere la realtà, i morti, gli ammalati. Però invito a riflettere, si può morire anche di disperazione se non si trova il lavoro necessario per mantenere la propria famiglia, o se si viene isolati in un ospedale o in una residenza per anziani senza poter vedere un parente o un amico e quindi condannati alla solitudine. Come scrive bene Francesco Cavallo sul sito del Centro Studi di Latino, c'è anche un problema di salute mentale, accanto alla salute minacciata dal Covid e accanto anche alla salute economica. E sono due cose molto importanti, ma che non devono farci dimenticare che esiste anche una salute mentale da proteggere. Il mondo, il nostro mondo, il mondo attuale, sembra avvolto in una immensa nube che ha tolto in ogni cuore di ogni persona qualsiasi fiducia, perché le grandi e le nobili speranze si tengono vive solo quando c'è la fiducia in qualcuno che possa realizzarle. E questa fiducia oggi non c'è nei confronti di quasi qualsiasi classe dirigente. Non c'è certamente nei leader politici che in Occidente durano pochi anni, poi scompaiono, sostituiti da altri che a loro volta durano lo spazio di un mattino. Anche la Chiesa sembra soffrire di questa forma di disperazione sociale. Il mondo che la circonda riesce a introdurre nel sacro recinto, spesso con la complicità e la collaborazione di molti ecclesiastici, sembra introdurre una sorta di autodemolizione, come la chiamò San Paolo VI. Un'autodemolizione che elimina la fiducia e incrina la speranza. Non c'è uomo di chiesa oggi che non sia consapevole di come questa malattia dilaghi nel corpo di Cristo, anche in conseguenza dei nostri peccati, dei nostri intendo anche proprio di tutti, dei fedeli, non dobbiamo attribuire questa responsabilità soltanto alle classi dirigenti. La grande speranza sollevata dal pontificato di San Giovanni Paolo II,
che culminò nel maestoso funerale che abbiamo tutti potuto osservare. Bene, questa grande speranza sembra svanita, sembra essere svanita subito dopo la sua morte. Eppure quel grande sogno di una nuova evangelizzazione lanciata per gli antichi paesi cristiani ha visto nascere durante il pontificato di Benedetto XVI, addirittura un istituto apposito, il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Però questo non basta se un rinnovato fervore non penetra fra i cristiani a ogni livello. D'altra parte, senza le speranze custodite e trasmesse dalla Chiesa, il mondo muore, perché smette di mettere al mondo dei figli, di educarli bene, di offrire loro un futuro, muore proprio fisicamente. Così avviene che una chiesa senza speranza e senza speranze non riesca a rinnovare un mondo disperato. Su questo punto ogni battezzato dovrebbe interrogarsi. Che cosa faccio io per trasmettere la speranza cristiana? È inutile. Ed è troppo diffuso il pretendere sempre dagli altri, dai vescovi, dai parroci, dal papa, da chi sta sopra di noi, anche se hanno maggiori responsabilità. Che cosa faccio io per superare questo momento drammatico in cui versa la nostra patria e il mondo intero? Un mondo afflitto da una malattia virale, da una crisi economica profonda, e da un relativismo che produce soltanto disperazione e nichilismo. Che cosa faccio io nel mio piccolo? Perché tante cose piccole diventano una cosa grande. Se esiste un tempo in cui è necessario il fervore dei santi per andare contro la rassegnazione che ci circonda, questo è il nostro tempo. Non è un problema anzitutto di ideologie da combattere, che ci sono e vanno combattute. Non è un problema anzitutto di vaccino da aspettare, che certamente prima arriverà meglio sarà, ma è soprattutto il momento oggi di accostare il mio prossimo, le persone che incontro tutti i giorni, qualunque esse siano, per offrire loro la speranza che nasce dal sacrificio di Cristo. E da lì tutte le speranze che ne conseguono, quelle sociali, quelle politiche, perché non basta risolvere il nostro problema personale, ma è necessario ricostruire dei rapporti sociali, è necessario costruire degli ambienti in cui i singoli possano sperimentare questa speranza. Tutto questo però presuppone il fervore. E questo, il fervore, non ce lo possiamo dare da soli, ma dobbiamo chiederlo nella preghiera, con tanta preghiera, al Signore della storia e dei cuori. Teniamolo presente e diamoci da fare. Abbiamo dovuto rinviare, come avrete ricevuto la comunicazione, il convegno del 31 ottobre che avevamo programmato a Piacenza, nella banca di Piacenza, per ricordare il nostro fondatore Giovanni Cantone. Chiedo scusa, ma come immaginate non è colpa nostra, ma è colpa di quel virus che ci sta danneggiando. E non vogliamo farlo se non in presenza questo convegno, per ovvie ragioni, perché un convegno del genere sarebbe un convegno sprecato se venisse fatto con la comunicazione a distanza. Per cui abbiamo in animo di riproporlo, speriamo verso la fine della primavera, fine di maggio, primissimi di giugno, se le cose andranno meglio e comunque appena sarà possibile. Grazie, mi scuso ancora di questo rinvio e vi auguro una buona settimana.